Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora l'appuntamento è per tutti i radioascoltatori domani sera a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Vicenza, per il dibattito, per la discussione sulla sospensione del dialogo interno. Allora, venerdì, domani, alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, ore 20:30. Questo qua è un ciclo del Crogiolo dello Stregone, c'è cioè l'incontro in marostigensi sulla via occidentale alla conoscenza proprio del paganesimo politeista. Abbiamo già sviluppato due dibattiti con un ottimo successo, direi, le determinazioni e la volontà, per cui abbiamo già sviluppato il concetto dell'essere umano che si rappresenta davanti al mondo e il mondo al di là della ragione. Adesso invece cominciamo ad armare l'individuo, cioè a uscire dal mondo della ragione, a uscire da come noi descriviamo il mondo ed affrontare, cioè armarci di strumenti per affrontare l'infinito. Il primo argomento che affrontiamo è appunto la sospensione del dialogo interno, che è il potere del silenzio in pratica. Ed è il primo elemento. Ciao Mario, buongiorno, buon viaggio. Ed è il primo elemento che andiamo ad affrontare, e dopo di questo, prossimo venerdì, cioè venerdì 23 febbraio, affronteremo invece la meditazione. Affronteremo la meditazione vista dal punto di vista pagano e vedremo l'attività per rimuovere la paura, cioè per rimuovere quella che è la tenaglia della ragione per impedire all'essere umano di affrontare l'infinito. Allora, domani sera alle ore 20:30 sospensione del dialogo interno, e venerdì 23 appuntamento con la meditazione. Allora, l'appuntamento è a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Bassano porta Marostica, da Marostica porta Bassano, e la ex sede emittente regionale veneta, per il momento ancora sede di Radio Gamma 5, seconda sede di Radio Gamma 5. Per cui appuntamento alle 20:30 con la stregoneria a Marostica. Vabbè, detto questo, la sera sapete che leggevo il libro dell'Anticristo. In realtà adesso mi fermo con il libro dell'Anticristo, andiamo avanti con tutti i 20 volantoni, cioè con tutti i 20 manifesti del paganesimo, 20 manifesti sia religiosi che sociali, e con quei 20 manifesti andremo avanti finché la situazione, per quel che ci riguarda, non si sarà stabilizzata. Allora, per andare avanti stasera, in via del tutto eccezionale, comunque è un argomento che in ogni caso era già da affrontare da parecchio tempo, però mi sembra giusto che venga affrontato da stasera, vi leggerò un pezzo da Image di Gareth Morgan. Questo libro, Image, non è molto diffuso ed è ormai un vecchio libro, cioè nel senso che è stato stampato, la settima edizione del 95, ma già nell'86 fu stampato, ed è un libro che viene usato anche a livello universitario per conoscere quelle che sono le dinamiche all'interno di un gruppo di lavoro. Cioè, voi pensate di essere all'interno di un ambiente di lavoro? Ebbene, esiste degli studi di sociologia per riuscire a capire come all'interno di questo ambiente avvengono le dinamiche, e questo vale un po' per tutti gli ambienti di lavoro che noi conosciamo. E in realtà questi studi di sociologia, e in particolare alcuni, cioè quelli che si occupano di questo tipo, di questo genere di cose, prendono l'avvio da alcuni studi che venivano fatti sul comportamento degli animali ancora negli anni 30 e 40, e in particolare sulla teoria del pollaio. Cioè, in pratica, uno studioso, un ricercatore, si è accorto che
all'interno di un pollaio, cioè di un circuito chiuso dove ci sono le galline, si costruivano delle gerarchie di poteri dove a un certo punto lui era andato a definire la gallina A, la gallina B e la gallina C, e si definivano quelle gerarchie di potere in base al beccarsi, cioè la gallina A poteva beccare tutte le altre, la gallina B poteva beccare tutte meno che la gallina A, e la gallina C poteva beccare tutti e farsi beccare solo dalla gallina B e dalla gallina A. Questi studi, che cominciarono all'inizio, hanno cominciato dopo a sviluppare quelli che è la sociologia, poi abbiamo avuto gli studi antropologici e tutto il resto, e siamo arrivati a conoscere tutta una serie di dinamiche che avvengono negli ambienti di lavoro e che può essere anche interessante per capire cosa avviene anche in un ambiente tipo, non so, Radio Gamma 5 per esempio, oppure il vostro ambiente di lavoro, ambiente di ufficio, eccetera. Naturalmente il pezzo che leggo io è solo una parte, cioè nel senso che il libro è fatto praticamente da 500 pagine, io ve ne leggo circa 4 o 5, insomma non vado più in là, anche perché ogni pagina è interessante. Passo alla pagina 111 in questo momento. Va bene, allora vado a leggere da Images. Ad esempio, allora, i casi in cui le strategie e gli standard operativi vengono messi in discussione sono pertanto l'eccezione piuttosto che la regola. Ad esempio, una persona che in un'impresa commerciale criticasse l'importanza di guadagni fatti attraverso prodotti di bassa qualità e che criticasse il fatto che una particolare decisione venisse sottovalutata potrebbe venire additata al sospetto generale. Tenete ben presente come sono i meccanismi. È interessante notare che molto spesso i sistemi di apprendimento a subroutine unica spesso servono a mantenere l'organizzazione sul binario sbagliato, dal momento che la gente non è capace o non è preparata a valutare criticamente gli standard su cui tali sistemi si basano. Per esempio, in questo caso potremmo parlare anche degli standard qualitativi delle trasmissioni di Radio Gamma 5, cioè l'incapacità di alcune persone di valutare quelli che sono gli standard ottimali delle trasmissioni, mentre in un altro ufficio, per esempio, quali sono in un ufficio burocratico, quali sono gli standard della resa burocratica, della capacità della burocrazia di far funzionare la macchina e dei singoli uffici, tipo l'ufficio acquisti, l'ufficio vendite, eccetera. Il funzionamento di sistemi di apprendimento a subroutine unica, specialmente quando vengono usati come mezzi di controllo nei confronti dei dipendenti, possono quindi impedire la realizzazione di sistemi di apprendimento a doppia subroutine. Una seconda importante difficoltà per l'instaurazione di sistemi di apprendimento a subroutine doppia è spesso collegata col principio della responsabilità burocratica. Nella misura in cui i dipendenti sono considerati responsabili delle loro azioni nell'ambito di un sistema che premia il successo e sanziona il fallimento, attenzione, gli stessi dipendenti sono motivati a mettere in opera tutta una serie di attività elusive allo scopo di proteggersi. Spesso i dipendenti tendono a cercare dei modi per nascondere difficoltà e problemi che potrebbero metterli in cattiva luce. Sviluppano metodi per deviare l'attenzione e per nascondere le cose, come pure tentano di impressionare i dirigenti in modo da far apparire le situazioni di cui sono responsabili migliori di quanto siano veramente, cioè il sa contar, come si dice in dialetto. Per non parlare del fatto che si è spesso tentati di dire ai dirigenti ciò che questi amano sentirsi dire: che bravo che ti sei. Quando i sistemi di responsabilità favoriscono atteggiamenti difensivi di questo tipo, l'organizzazione non è in grado di sopportare livelli notevoli di incertezza. Gli stessi dirigenti ed impiegati amano tenere le cose sotto controllo e gestire tutto. Questo li conduce spesso a sviluppare delle rappresentazioni troppo semplificate della realtà,
che devono affrontare. Si tende a essere interessati solo da quei problemi per i quali esiste una facile soluzione. I problemi complessi che risultano difficili da affrontare vengono spesso discussi a lungo e ne viene minimizzata la rilevanza allo scopo di guadagnare tempo, nella speranza che emergano delle possibili soluzioni o che i problemi si risolvano da soli. Coloro che portano cattive notizie non sono ben accetti e vengono spesso licenziati. In queste circostanze, raramente le norme operative vengono messe in discussione in maniera efficace. Un terzo ostacolo che si incontra sulla via della realizzazione di sistemi di apprendimento a subroutine doppia deriva dal fatto che c'è spesso differenza fra ciò che la gente dice e ciò che la gente fa. Allora, ripeto ancora, un terzo ostacolo che si incontra sulla via della realizzazione di sistemi di apprendimento a subroutine doppia, non so esattamente cosa significa subroutine doppia, ma è il canale di apprendimento, cioè io apprendo da te e tu apprendi da me, cioè un doppio circuito di informazioni, deriva dal fatto che c'è spesso differenza fra ciò che la gente dice e ciò che la gente fa, in pratica pugnalarti alle spalle. Chris Argyris dell'Università di Howard e Donald Shawn del MIT hanno elaborato a questo proposito la distinzione tra teoria dichiarata e teoria praticata. Molti dirigenti ed impiegati tendono ad affrontare i problemi con razionalizzazioni teoriche in modo da dare l'impressione che sanno cosa fare. Questo può essere fatto non soltanto per impressionare gli altri, ma anche per convincere se stessi che tutto è sotto controllo, che ci sanno fare. Molto spesso questi individui mettono in opera in maniera consapevole o inconsapevole tutta una serie di azioni diversive, come nel caso in cui i danni causati dall'essersi comportati secondo la prassi possono spingerci a dirottare le critiche da qualche altra parte e a continuare nel comportamento istituzionalizzato, in questo modo intensificando l'applicazione delle norme consuete piuttosto che metterle in discussione. In queste circostanze diventa sempre più difficile per il dirigente conoscere la situazione reale e affrontarla. Questi processi possono venire rinforzati dallo svilupparsi di fenomeni quali l'opinione di gruppo. Attenzione, in queste circostanze diventa sempre più difficile per il dirigente conoscere la situazione reale e affrontarla. Questi processi possono venire rafforzati dallo svilupparsi di fenomeni quali l'opinione di gruppo. Si tratta di sistemi di credenze proprie di un gruppo sviluppati sulla base dei meccanismi di rinforzo sociale, sistemi che risulta spesso molto difficili da smantellare. Cioè le credenze di gruppo sono quelle che dicono mia queo go a fare il culo e basta, cioè siccome quello sono deficiente mi queo go da eliminarlo. In questo modo i singoli, i gruppi e i reparti possono giungere a sviluppare delle teorie dichiarate che rendono impossibile la comprensione reale dei fenomeni. Un apprendimento a subroutine doppia richiede che venga superato il gap tra la teoria e la realtà in modo che risulti possibile sottoporre ad analisi critica i valori e le norme sulla base dei modelli teorici utilizzati e di quelli dichiarati. Questi esempi non solo ci indicano come le organizzazioni possono ostacolare l'apprendimento a doppia subroutine, ma anche facendo ciò che possono facilitarlo. In sostanza, è necessaria una nuova filosofia del management, tale da radicare il processo organizzativo in un processo di ricerca senza fine. Ok, allora ripeto il concetto. In sostanza è necessaria una nuova filosofia del management, tale da radicare il processo organizzativo in un processo di ricerca senza fine. Ricordate la trasmissione di ieri di Franco Carraro, no?
Come abbiamo già indicato, l'intero processo di imparare ad apprendere dipende dalla possibilità di rimanere aperti nei confronti di cambiamenti ambientali e dalla capacità di valutare criticamente le norme operative. Qui di seguito esponiamo quattro principi guida che ci indicano in maniera sintetica in che modo si possa sviluppare un approccio ai problemi organizzativi e direzionali che risulti orientato all'apprendimento. Innanzitutto è necessario favorire ed apprezzare un atteggiamento mentale aperto e riflessivo che accetti l'errore e l'incertezza come una caratteristica inevitabile per chi opera in ambienti complessi ed instabili. Questo atteggiamento è indispensabile se si vuole far sì che i membri dell'organizzazione sappiano gestire l'incertezza in maniera costruttiva. Questo vale particolarmente per gli ambienti turbolenti che presentano alle organizzazioni dei problemi di vaste dimensioni, complessi ed unici nel loro genere e pertanto difficili da capire e da gestire. Piuttosto che creare delle condizioni che spingano i dipendenti a nascondere o a negare gli errori e ad evitare di porsi domande problematiche, come capita spesso nell'ambito dei sistemi di responsabilità di natura burocratica, è necessario incoraggiare i dipendenti a capire e ad accettare la natura problematica delle situazioni che sono chiamati a gestire. Un esempio del tipo di atteggiamento necessario è rappresentato dalla filosofia secondo la quale vale la pena fare degli errori per l'esperienza che si acquisisce e i fatti e le scoperte negative ci possono servire come fonte di conoscenza e di saggezza di grande valore pratico. Si noti che qui parliamo di errori legittimi, che sono diversi dagli sbagli che potrebbero e dovrebbero venire accreditati. L'errore legittimo deriva dalle incertezze della situazione, come quando delle circostanze uniche ed inattese si presentano per delle cause che non possono venire previste o controllate. Tale errore non deve riflettersi negativamente su quelli che lo commettono. L'errore legittimo, se si adotta questo modo di pensare, rappresenta più una potenziale lezione che non un'occasione di rimprovero. Un secondo principio riguarda il fatto che è necessario favorire un approccio all'analisi e alla soluzione di problemi complessi che riconosca l'importanza di prendere in considerazione più punti di vista. Questo principio ci aiuta a comportarci in modo da inquadrare e reinquadrare i problemi ripetutamente affinché essi possono venire affrontati in maniera aperta. Dal momento che buona parte dei problemi che deve affrontare un'organizzazione che si trovi in ambienti turbolenti sono poco chiari e multidimensionali, una delle principali difficoltà è spesso rappresentata dalla individuazione della natura del problema che si deve affrontare. In questo caso, particolarmente appropriata appare una filosofia manageriale che riconosca l'importanza di verificare le varie dimensioni della situazione e che faciliti un conflitto costruttivo tra i sostenitori delle diverse prospettive. In questo modo i problemi possono venire sviscerati completamente e magari ridefiniti al punto da venire affrontati e risolti secondo modalità nuove. Questo tipo di ricerca aiuta l'organizzazione ad assorbire e a gestire l'incertezza del suo ambiente, piuttosto che tentare di evitarla o eliminarla. A mo' di esempio, possiamo qui indurre quelle situazioni in cui strategie concorrenti possono indurre a riconsiderare la missione dell'organizzazione e magari a riformularla. Ad esempio, le imprese. Quando si trovano di fronte alla scelta tra diverse occasioni, sono spesso portate a porsi la domanda: qual è il nostro settore di attività? Il processo di imparare ad apprendere richiede che le organizzazioni si mantengano aperte nei confronti di queste domande cruciali, piuttosto che sviluppare orientamenti rigidi. Il terzo principio richiede che non vengano sovraimposte strutture di azioni agli ambienti organizzazionali. Questo principio deriva dall'importanza di essere in grado di mettere in atto attività orientate alla ricerca.
in contrapposizione agli approcci tradizionali nei confronti dei problemi della pianificazione, approcci che tendono ad imporre mete, obiettivi, target specifici. È importante elaborare degli strumenti tali per cui i comportamenti intelligenti e la scelta ragionevole della direzione da dare ai corsi di azione possano emergere automaticamente dai processi organizzazionali. Laddove i fini e gli obiettivi presentano un carattere predeterminato, essi tendono a creare un quadro di riferimento che favorisce lo sviluppo dell'apprendimento a subroutine unica, ma scoraggia quello a doppia subroutine. Subroutine unica significa che le informazioni viaggiano solo da un soggetto a un altro. Subroutine doppia significa che le informazioni viaggiano in entrambe le direzioni. Un orientamento più accentuato verso l'apprendimento a doppia subroutine può essere ottenuto favorendo un approccio bottom-up, che non so cosa vuol dire, o partecipativo nei confronti del processo di pianificazione. La cibernetica sottolinea anche il ruolo centrale giocato dalle norme e dagli standard nel processo di apprendimento. Di apprendimento e evidenzia il fatto che l'apprendimento a doppia subroutine si sviluppa quando la rilevanza e l'opportunità di queste norme vengono messe in discussione. La cibernetica ci mostra il fatto che tali norme assumono il valore di limiti nei confronti del sistema comportamentale piuttosto che di obiettivi specifici da perseguire. L'apprendimento a doppia subroutine può venire dunque opportunamente inteso come un processo in cui, in buona sostanza, vengono messi in discussione i limiti imposti all'azione. Qui ci troviamo di fronte ad una strumentazione concettuale completamente nuova con cui affrontare le problematiche della pianificazione. Laddove la filosofia tradizionale tendeva ad elaborare un piano guida caratterizzato da obiettivi molto chiari, la cibernetica suggerisce che può risultare molto più saggio concentrarsi sul problema della definizione e della verifica dei vincoli. Una intelligente strategia, pertanto, comporta la scelta dei limiti piuttosto che quella degli obiettivi. Invece di specificare gli obiettivi in termini di profitto o di quote di mercato, l'organizzazione dovrebbe anche pianificare che cosa desidera evitare, ad esempio una eccessiva dipendenza da uno specifico segmento di mercato o da una particolare fonte di approvvigionamento, la rigidezza dei sistemi produttivi o un alto turnover dei dipendenti. L'effetto che questo approccio ha sulla strategia è quello di definire uno spazio mutevole per azioni possibili che rientrano nei limiti critici. Tutto ciò lascia spazio per poter pianificare delle azioni specifiche in maniera continuativa e poterle verificare nei confronti dei vincoli di questo tipo. È interessante notare che alcuni aspetti di questo approccio alle problematiche del management strategico sono riscontrabili nello stile di direzione giapponese, come ad esempio nel rituale del Rinji, un processo decisionale collettivo nel quale un documento passa da un dirigente all'altro prima di essere approvato. L'effetto di questo processo è quello di esplorare i valori e le assunzioni di base su cui si fonda la decisione proposta nel documento. Se un dirigente non è d'accordo con quanto viene proposto, egli correggerà la decisione proposta e farà circolare di nuovo il documento così modificato. In questo modo il processo decisionale prende in considerazione tutte le possibili alternative sin tanto che non si giunga ad una proposta che soddisfi tutti i parametri critici. Tutto ciò può richiedere molto tempo, dal momento che le decisioni importanti possono coinvolgere un numero ragguardevole di dirigenti, ma quando una decisione è presa, si può essere certi che la maggior parte dei possibili errori sono già stati individuati e corretti e che la decisione sarà tale da ottenere l'impegno di tutti quelli che viene a riguardare. Il Rinji è più un processo atto ad esplorare e a riaffermare dei valori che non uno strumento di direzione. La cibernetica ci mostra che l'attività direzionale coerente si sviluppa in un ambiente caratterizzato
da valori ben definiti e il Ringì è un buon esempio di questo fatto. In contrapposizione a ciò, l'attenzione che le teorie manageriali occidentali dedicano al raggiungimento di fini ed obiettivi specifici respinge nel sottofondo il ruolo dei valori e delle assunzioni di fondo intese come linee direttive dell'azione. E questo è un discorso su come viene a formularsi, come viene a costruirsi dei rapporti all'interno di un'organizzazione. Ma abbiamo anche altri sistemi. Esistono delle formazioni di gruppi all'interno di un'organizzazione che hanno un solo scopo, quello di battere altri gruppi. Infatti, un'ultima considerazione ci induce a prendere in considerazione l'ultimo difetto della metafora organizzativa di cui ci occupiamo in questa sede. Si tratta del pericolo che questa prospettiva possa diventare una vera e propria ideologia. Cosa significa? Significa che quando c'è un'organizzazione, si forma un gruppo, si formano delle organizzazioni all'interno di una struttura economica, l'organizzazione di persone, cioè il coordinamento, la simpatia che si forma, ha un solo scopo finale, e lo scopo finale è quello di fregare altre persone. Esistono altri modelli attraverso i quali viene a formularsi un'organizzazione aziendale di persone, e gli altri modelli comportano degli sviluppi a seconda della situazione in cui si viene a vivere. Per esempio, sviluppare forme organizzative caratterizzate da una notevole resistenza laddove risulti necessario adattarsi a un ambiente mutevole. Cioè, quando si sviluppano all'interno della singola organizzazione lavorativa una siffatta organizzazione, chiaramente la situazione organizzativa, la situazione aziendale tende al fallimento. Oppure quando si dà vita ad una burocrazia ottusa e priva di peso nella realtà. Oppure quando si danno luogo ad effetti non previsti e non desiderati, come nel caso in cui gli interessi di coloro che lavorano nell'organizzazione abbiano il sopravvento sugli obiettivi per cui l'organizzazione è stata originariamente progettata. Oppure altri pericoli viene quando avere effetti disumanizzanti sui dipendenti, specialmente su quelli collocati ai livelli più bassi della gerarchia. Diventa molto più importante fare la cosa giusta in un modo e di un tempo sufficientemente ragionevole, piuttosto che far bene la cosa sbagliata o piuttosto che far la cosa giusta ma troppo tardi. Bene, questo libro qua dell'immagine ci mette in luce come vengono ad organizzarsi dei gruppi, come vengono ad organizzarsi un ambiente di lavoro qualora delle condizioni arrivano ad interferire. E infatti abbiamo molti dirigenti e molti impiegati tendono ad affrontare i problemi con razionalizzazioni retoriche in modo da dare l'impressione di saper fare delle cose. E questa voglia di avere l'impressione di essere bravi, avere l'impressione di essere fighi, avere l'impressione di fare colpo sulle persone è una cosa che si esprime moltissimo all'interno in questa radio. Voi sapete che noi come pagani, come apprendisti stregoni, abbiamo un concetto preciso di umiltà. L'umiltà dello stregone, l'umiltà dell'apprendista stregone, l'umiltà del pagano è davanti all'infinito. Noi sappiamo che l'infinito è immenso, ma non per questo ci sottomettiamo all'infinito. Pertanto il problema è che quando noi prendiamo una decisione o facciamo qualcosa, ne conosciamo tutti i limiti di quella decisione, però cerchiamo di fornirci di tutti gli strumenti per affrontare quella cosa. Cioè, noi non ci tiriamo mai indietro, perché una delle cose principali è quella di fornirci di tutti gli strumenti che ci è necessario per affrontare quella cosa. L'altra volta, se vi ricordate, l'altra serata abbiamo fatto qualcosa sui discorsi ingannevoli, no? E sui discorsi ingannevoli abbiamo fatto
abbiamo parlato di come vengono costruiti dei discorsi che generano inganno, che generano truffa. Ebbene, uno dei discorsi fondamentali lo possiamo fare anche sulla classificazione delle menzogne, cioè sulle classificazioni delle fallacie, cioè delle bugie. E dice che un'area di famiglia accomuna i diversi stratagemmi ed errori menzionati e analizzati nella letteratura, ma classificarli è un'impresa disperata. Saremo tentati di fare come Linneo, quando invitato a trovare una collocazione anche per i microbi nella sua tassonomia, allargò le braccia in un gesto di scoramento, sentenziando: sono tanti, la confusione è molta e si conosce poco sulla loro natura. Mettiamoli nella classe del caos. A dispetto delle difficoltà, sono state proposte comunque una varietà di classificazioni, alcune fondate su una suddivisione, altre più articolate, a partire ovviamente da Aristotele, il quale individua 13 tipi di ragionamento fallace, di ragionamento che falso, raggruppati in due grandi classi, quelli attinenti al modo di esprimersi e quelli dipendenti dal linguaggio. Nella prima classe rientrano le 6 fallacie di ambiguità, cioè la falsità, l'ambiguità, di anfibolia, di composizione, di divisione, di accentuazione e di figura del discorso. 7 sono invece le fallacie extralinguistiche, cioè l'accidente, la falsa causa, il conseguente, l'interrogazione multipla. Ogni operazione classificatoria risulta impervia. L'aspetto dialettico del loro approccio consiste nel fatto che concepiscono l'argomentazione come un tentativo di risolvere le divergenze d'opinione mediante una discussione critica fra due interlocutori. Questo scambio è regolato e metodico e i due interlocutori interagiscono fra loro nelle diverse fasi della discussione con mosse che si prefigurano come atti linguistici. La regola prima è: gli interlocutori non si devono reciprocamente impedire di avanzare o di mettere in dubbio un punto di vista. Cioè, quando voi fate un discorso con qualcuno, un modo per ingannarvi è quello di impedire di mettere in discussione un punto di vista. Per esempio, Dio esiste. No, non è vero, Dio non esiste. Per cui se io mi confronto con qualcuno che afferma che Dio esiste e metto in discussione il suo punto di vista, metto in discussione l'a priori. Se e viva l'innocenza! Lui è costretto a manifestare l'inganno dell'intero discorso. Oppure la regola seconda: chi avanza una tesi è obbligato a giustificarla se la controparte glielo chiede. I modi in cui si può violare questa regola sono molteplici. Allora, se io faccio un'affermazione, Dio esiste, io ti chiedo di dimostrarmi l'esistenza di Dio. Come fai tu a costruirmi inganno? Bene, puoi sottrarti dall'onere della prova, dire: mi lo ho detto, lo dice la Bibbia. Questo è un sottrarsi dall'onere della prova. Dichiarare la tesi autoevidente. Non te vedi? Tutti crede che Dio esiste? Pretendere che la si accetti sulla propria parola. Te lo dico mi che Dio esiste? Costruirvi attorno una cintura protettiva. Se tu metti in discussione l'esistenza di Dio, io ti brucio. Scaricando l'onere della prova sull'avversario. Io dico che Dio esiste, tu provami che Dio esiste. La filosofia è andata avanti 2000 anni per fare sta prova, no? Oppure la terza regola: le critiche devono vertere esattamente su ciò che l'interlocutore sostiene. Allora, se io sostengo una cosa, sostengo un concetto, tu mi devi criticare sul concetto che io sostengo. Cioè, non mi devi mettere in bocca delle cose che io non sostengo, ma che tu pensi che io dovrei sostenere, perché così tu mi attacchi. Quando si attribuisce all'interlocutore una tesi fittizia, cioè in pratica tu violi la regola di criticare quanto io dico, perché tu vai ad affermare
che io dico delle cose che non siano reali, cioè copro il reale con delle cose fittizie, e allora tu scappi, cioè tu ti ritieni in diritto di non criticarmi, criticando le idee del gruppo a cui l'oppositore appartiene. Cioè se io ti dico tutti gli uomini devono essere uguali, tu non vieni a contestarmi il fatto che tutti gli uomini devono essere uguali, ma vieni a dire i comunisti dicono che tutti gli uomini sono uguali, allora io critico i comunisti. Cioè non critico il fatto che tu sostieni la tesi che tutti gli uomini sono uguali, ma siccome tu hai una tessera di partito, attacco il tuo partito d'insieme, oppure attacco la tua religione, oppure attacco la tua filosofia, oppure attacco, cioè anziché attaccare la tua tesi o criticare quanto tu dici e magari chiedere delle giustificazioni, delle precisazioni su quanto dici, si va ad attaccare quello che è la tessera di chi afferma. Oppure c'è anche la fallacia del fantoccio, ci si crea un antagonista immaginario. Poi c'è ancora un altro modo per critiche che devono vertere, per scappare via dalle critiche che devono vertere esattamente sulla tesi esposta, deformando le idee del rivale. Cioè io dico l'essere umano deve costruire il Dio che cresce dentro, e tu deformi le mie tesi mettendomi delle intenzioni che io non ho, e questo è un modo per mentire. Criticando le idee del gruppo a cui la decontestualizzazione di qualche affermazione dell'avversario. Cioè se io ti dico chi fa tizio ha detto questa cosa in questa situazione, ma quella cosa non è necessariamente giusta in se stessa, ma quella cosa è giusta in quella situazione. Faccio un esempio. Queste donne sono delle fighe. Questo non significa che io consideri le donne delle fighe, ma in quella situazione l'uso di quell'affermazione è assolutamente corretta. Per usare la menzogna nei miei confronti si deve dire: Claudio considera che tutte le donne siano delle fighe. Ma questo è un modo di mentire, questo è un modo di imbrogliare. L'ipersemplificazione che lascia cadere sfumature e restrizioni. Cos'è questo modo di imbrogliare? Cioè se io faccio un'affermazione complessa all'interno di un sistema di pensiero e tu non sei in grado di affrontare l'insieme del contesto di pensiero che io esprimo, tu semplifichi in base alla cosa più semplice che conosci. Claudio gragà coi preti, questa è una cosa che è venuta fuori qui in radio, Claudio gragà coi preti non è assolutamente vero. È una semplificazione di comodo per falsificare quello che io dico. Esagerazioni, assolutizzazioni o generalizzazioni. Anche questo è un modo che si sta qui in radio per attaccare quello che io dico, ed è anche questa una menzogna. In pratica si esagera quello che sono le mie affermazioni, le si rendono assolute oppure le si generalizza. Anche questo è un modo di mentire che è stato usato qui in radio. Oppure la regola 4, no? Andiamo a vedere la regola 4. Si deve difendere il proprio punto di vista solo con argomenti pertinenti. Se l'argomento non riguarda ciò che è in discussione, si ha fallacia di irrilevanza, cioè si mentisce perché è irrilevante. Se la difesa è attuata con mezzi non argomentativi, ma strumenti di persuasione diversi, richiami emozionali, appello all'autorità, eccetera, si può incorrere nelle fallacie che vanno sotto il nome di, questo qua è latino, ad populum, ad misericordiam, ad varecundiam, che non so cosa vuol dire. E anche questo è un modo per negare, per condannare. Mi so il più forte, mi so il più forte e ti te fè quello che mi dico. E questo è un modo per mentire. Oppure passiamo alla regola numero 5. Non è ammesso negare una premessa lasciata implicita nel proprio ragionamento o inserire false premesse sottaciute nel ragionamento dell'avversario. Se ci ingigantisce indebitamente una presunta premessa sottintesa, si ricorre nella fallacità già nominata del fantoccio.
se in pratica tu quando discuti con me, quando ti relazioni con me, non ti puoi permettere di pensare che ci siano delle cose sottointese o delle cose che io taccio. Cioè non ti puoi permettere di attaccarmi su delle cose che tu immagini, e questo è una fallacia, cioè una menzogna in pratica, una porcheria se vuole un altro termine. Oppure passiamo alla regola numero 6. Non è ammesso presentare come punto di vista comune qualcosa che non lo è e negare una premessa che costituisce un punto di vista condiviso. Chi propone erroneamente come dato di partenza comune un dato non accettato può farlo. Primo, dichiarando falsamente autoevidente una premessa, sottraendosi così all'onere della prova. In pratica scappi via come un topo di fogna. Assimilando una proposizione ad una presupposizione, cioè si presuppone che, anziché proporre. Celando un punto di partenza in una premessa inespressa. Cioè, in pratica, tu parli partendo dal presupposto che io eccetera, e questo è un modo di mentire, argomentando senza fare passi in avanti rispetto al dato di partenza, cioè argomentando a vuoto. E passiamo alla regola numero 7. Una valida difesa di un punto si ottiene solo applicando correttamente uno schema argomentativo appropriato. Si possono quindi dare due casi. Uno, scegliere semplicemente degli schemi non appropriati che danno luogo alle seguenti menzogne, quasi tutte quante in latino, per cui ve le salto. Passiamo alla regola numero 8. No, sono quasi tutte in latino, per cui ho delle difficoltà qua. Regola numero 8. Si devono usare solo argomenti logicamente validi o suscettibili di validazione, rendendo esplicite la premessa e le premesse inespresse. Si contravviene a questa regola quando una condizione sufficiente è cambiata per condizione necessaria, negazione dell'antecedente, o viceversa, affermazione del conseguente. In secondo luogo, quando si attribuisce alle parti la proprietà del tutto, fallacia di visione, o viceversa, fallacia di composizione. E questo qua, e questo aspetto lo abbiamo visto e vissuto adeguatamente, abbiamo visto oggi come qualcuno contravviene a questa regola quando una condizione sufficiente è scambiata per condizione necessaria, cioè una affermazione viene scambiata come l'affermazione in assoluta, oppure viceversa, cioè una roba assoluta viene scambiata come una roba da neanche considerare. E passiamo alla regola numero 9. Si ha uno scacco difensivo solo quando il proponente rinuncia alla sua tesi, è successo difensivo quando l'antagonista rimuove i suoi dubbi circa la tesi proposta dall'interlocutore. Questa regola riguarda la fase conclusiva dell'argomentazione ed è soggetta almeno a due infrazioni, ossia quando il proponente conferisce al successo difensivo un valore di verità, cioè conclude che qualcosa è vero per il semplice fatto di essere stato sostenuto in modo convincente. Oppure, quando l'antagonista conferisce all'insuccesso difensivo altrui un valore di verità, vale a dire conclude che la propria tesi è vera per il solo fatto che la tesi avversa non è stata dimostrata in modo convincente. Solamente questa è la regola numero 9 e potremo andare avanti, però siamo arrivati al momento delle telefonate. Questo era da Discorsi ingannevoli di Adelino Cattani. Allora, abbiamo visto due cose stasera. Abbiamo visto images, dei images, abbiamo visto come si formano dei gruppi, come si formano delle decisioni, come si maschera la propria incapacità e la propria impotenza. È un metodo, abbiamo visto il metodo del Ricky, del Ringi, attraverso il quale si fanno circolare dei documenti in modo da ottenere la migliore proposta una volta che tutti abbiano agito su quei documenti. E abbiamo visto
come alcune persone che portano cattive notizie vengono spesso licenziate, e abbiamo visto come vengono rinforzate lo sviluppo dei fenomeni quali l'opinione di gruppo, cioè si formano dei gruppi che hanno delle opinioni e impongono, tendono ad imporre queste opinioni all'interno della struttura economica di cui fanno parte, per cui vanno a danneggiare in se stessa la struttura economica. E abbiamo visto alcuni aspetti, fino alla regola numero 9, dei discorsi ingannevoli, cioè come si distrugge un discorso, come non si fa fare un discorso, come si fanno dei discorsi bugiardi soltanto per farli manifestare come veri. Bene, questi libri, ce ne sono tantissimi in giro, sia libri di filosofia, sia libri di sociologia, sia libri di antropologia. Noi, come apprendisti stregoni, ogni tanto ci rileggiamo, cioè ogni tanto ce ne leggiamo di pezzi, perché anche se noi abbiamo le intuizioni di quanto il mondo ci circonda esprime, in realtà è necessario sempre avere quegli strumenti per riuscire a comprendere qual è il mondo, come si esprime all'interno della ragione. E tutti quelli che sono gli studi di analisi sociologica ci permettono di individuare alcuni aspetti e alcune contrapposizioni che esistono sia in ambienti sociali, sia nello stesso discorso, sia all'interno delle emozioni, sia all'interno delle percezioni. Per cui noi sappiamo benissimo che all'interno di un gruppo eterogeneo come Gamma 5 si vengono a formare dei gruppi che tendono ad avere il potere, tendono ad avere, che non è neanche un potere vero e proprio, ma che è quella capacità di essere superiori agli altri, quella voglia di strafare, quella voglia di mi comando, mi so forte, che fa parte della pulsione della magia nera che è nelle persone. E lo stesso nei discorsi ingannevoli. Perché i discorsi sono ingannevoli? Perché rappresentano quello che l'uomo ha dentro, quello che è il divenuto dell'uomo, quello che è la trasformazione dell'uomo, in pratica quella che è la bassezza morale che un individuo ha costruito, e nel costruire questo ha costruito anche l'incapacità di affrontare un discorso, ma essenzialmente di ascoltare. Perché per affrontare un discorso di qualcuno, per battere qualcuno, sia a livello di un discorso, sia a livello di emozioni, bisogna saperlo ascoltare, cioè sapere esattamente cosa dice, cosa fa, cosa pensa, cosa respira, cosa percepisce e qual è la collocazione di quel respiro, di quella percezione nel mondo in cui vive e come questo mondo si riadatta alle sue azioni. E questa è l'arte della stregoneria. Bene, accendiamo il telefono 049 700 700 049 700 838. Pronto? Claudio? Sì? Sindaco, sono il Fiore Pantani. Dimmi. Io voglio esprimere tutta la mia solidarietà. Stare tranquillo che insomma adesso su questo mondo sei in buona compagnia, perché da sempre la mediocrità da ha il sopravvento sul genio e sulla fantasia. Salieri che sempre attacca Mozart perché gli era invidioso. Thalberg, un mediocre pianista che sempre attacca Chopin, il genio dei notturni e delle ballate, colui che si è riuscito a far piangere il pianoforte. Sempre, sempre la mediocrità, la banalità, lo squallore che ha il sopravvento sul genio e sulla fantasia. Ma stai tranquillo, e che ha questo spazio, tanto qui ci sei cadaveri puzzolenti, questi non hanno neanche la speranza della morte, gli invidiosi della speranza di ogni altra sorte. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, diceva nostro padre Dante. Per cui mi chiedo, questi non riuscì a coltivare dentro di sé la dea Pallade Atena, la dea della strategia di cui tu parlava, no? Sì. Questi non ha coltivato Ares, il ruggente Ares, gagliardo massacratore. Questi sei cadaveri puzzolenti. L'unica cosa che mi dispiace è che non sentirai più parlare degli dèi per un certo periodo. Lo so, ma mi con la pazienza che mi ha insegnato la vita e la mitologia greca attraverso la simbologia.
Senta, sì? Se mi permette un attimo, vuoi parlare dell'archetipo della strategia, posso? Certo. Ecco, siccome lo sentivo che lui parla spesso e volentieri della strategia, che se l'archetipo del nostro grande padre Omero, no? E l'Odissea nel proemio dice questo verso: Andramo ienne pemusa polidropon, os mala polla, plandetini, te troies, ieron, potoliegon. E l'usa per descrivere l'Odisseo l'aggettivo polidropon, che in greco significa scaltro, versatile, dall'ingegno multiforme, ossia del prototipo, l'archetipo dell'uomo che coltiva lo strategema, la strategia, ossia lo strategema e la strategia, in opposizione ad Achille che viceversa e coltiva Ares, ossia il tipo, l'archetipo dell'uomo sanguigno, no? Che si fa dominare più dall'istinto che la dea dagli occhi vincenti Atena, no? Certo. Ecco, però una cosa non esclude l'altra. Bisogna coltivare tutti e due queste due divinità. Certo. Ares, il ruggente Ares, gagliardo massacratore, che incita alla lotta furente, senza misura. Va bene. Non so se sei d'accordo. Ho ascoltato con attenzione. E adesso ho problemi di telefono, che avrei molte cose da dirgli. Mica dico che ripeto, tutti quanti i più grandi geni, tutte le persone che si è dotate di fantasia ed è sempre state contrastate e che hanno dovuto subire sangue, sudore e lacrime. Adesso mi faccio un esempio, vado a me pare, Marco Pantani. Gli ha tentato in tutti i modi, gli ha messo il marchio del drogato, gli ha tarpato le ali. Ma se ricorda la cosa che mi ha detto, il tempo che cala un uomo, la verità, e la verità veniva sempre alla galla. Perciò stai tranquillo, e che ha questo spazio, va bene. Ha questo spazio. Ok. Vedrà che il tempo che cala un uomo. E mi dico avanti sempre, ciao. Va bene. Saga del Morai, grazie, avanti sempre. Certo. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? Pronto Claudio. Dimmi. Sono io Francesco di Vicenza. Non ho potuto intervenire nella trasmissione precedente, però mi vorrei un po' parlarti a proposito del tuo diverbio con Arcadio, no? No. Questa è roba nostra. No, quello è una cosa nostra che abbiamo rappresentato, Arcadio l'ha rappresentato a modo suo e io l'ho rappresentato a modo mio con le mie giustificazioni. E le altre persone con i diverbi nostri non hanno niente. Purtroppo, vabbè, non ha importanza, è chiuso qua il discorso. Boh, allora, siamo arrivati ormai alla fine della trasmissione e chiaramente Stefano sta prendendo in mano la trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io vi do appuntamento per domani sera a Marostica, in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta Bassano. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì.